Iniziamo. Buonasera a tutti. Allora, questo ciclo di incontri che abbiamo organizzato dedicato alla famiglia e all'educazione è organizzato da Mi Mamà, che è un centro nato da poco che si occupa di maternità e famiglia attraverso incontri e formazione per le mamme, sostegno per le mamme e la famiglia, con anche un centro ricreativo che partirà da settembre e dal Centro Culturale di Roma, che è un'associazione che organizza eventi culturali. Questo appunto è il secondo di un ciclo di incontri dedicati alla famiglia e sono nati questi incontri dal desiderio di alcune giovani mamme, insomma, che trovandosi di fronte alle sfide della famiglia e alle sfide dei figli hanno pensato appunto di chiedere di farsi del marito, di farsi aiutare. Il primo incontro, che è stato circa un mese fa, è stato con il dottor Ballerini, uno psicanalista, e abbiamo parlato di libertà. È stato molto interessante e i due punti, dopo magari anche ripartire adesso, che ci ha lasciato, sono il primo, che la libertà che fare con l'eredità, ovvero che noi e i nostri figli riempiamo uno zaino e poi i nostri figli ci guarderanno dentro e decideranno cosa tenere e cosa non tenere. E poi anche che i figli non vanno solo procreati ma vanno generati, e generare un figlio significa offrirgli l'universo, offrirgli la realtà e stimarlo come un soggetto che ha una sua iniziativa nella realtà, quindi lasciarlo libero di interagire con la realtà. Oggi invece parliamo di perdono e abbiamo scelto questo titolo, sentirsi perdonati per ricostituire se stessi, perché spesso sentiamo parlare di perdono in modo un po' scontato, un po' buonista. Io sono bravo, magari sono anche cristiano e quindi devo perdonare. Invece l'esperienza, la possibilità di perdonare c'è perché innanzitutto io faccio esperienza su me stessa del perdono. Quindi posso perdonare perché innanzitutto io sono perdonato. E abbiamo deciso di invitare Franco Nebrini, scrittore, pedagogista e insegnante, che appunto, appunto perché volevamo chiedergli cosa fosse per lui il perdono, questa esperienza di perdono descritta nel titolo. Volevamo chiedergli anche come l'errore e il perdono possono essere uno strumento educativo. Possiamo partire dalla domanda, da una domanda? Sì, ci do una domanda. C'è una domanda e volevamo partire da quella come esempio. Scusi, detto adesso il perdono. No, chiedevo sì, che volevamo chiederti se il perdono può essere... se l'errore e il perdono possono essere un'occasione educativa. Yes. Allora, state un po' lunga? No. Vai, se no anche un po' senza voce. Allora, uno dei miei figli vive in questo periodo una certa ingolenza. Federica. Quindi uno dei miei figli vive in questo periodo una certa indolenza, una certa svogliatezza a scuola. E mi sono resa conto nel tempo che facevo... Cioè è normale. Sì, 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 sì. Faceva i compiti sbrigativamente come fossero un peso e parlava della scuola come di un'esperienza detestabile. Ai colloqui con gli insegnanti ho percepito invece che nei confronti di alcune materie ed alcuni argomenti aveva conservato uno spiccato interesse ed in classe aveva ancora verso di essi una posizione curiosa che lo portava a intervenire, a fare domande. E quanti anni ha? Che scuola fa? La prima media. Prima media? Bello di una cura venire. Infatti, ho intuito che questa indolenza tradisce piuttosto una sua frustrazione. Perché appunto l'inizio della scuola media, dove si è trovato con molte materie e professori diversi, ha messo in luce alcune sue difficoltà, su
sulle quali non si è soffermato singolarmente, chiedendo aiuto per provare a superarle, ma, credo per non deluderci, ha provato a risolvere da solo, non riuscendoci, accumulando invece insuccessi e delusioni. Ha perso così molta stima in se stesso, tanto che dice di sé, non so con quale ultimo livello di convinzione, che non vale niente e che non sa fare niente. Alle volte la disistima è tale che gli prova un totale disimpegno, come accade per materie come grammatica o arte, per le quali è giunto a un vero e proprio rifiuto. Un mio amico, pure a contrario di queste difficoltà, mi diceva che lui da ragazzo non aveva alcuna voglia di studiare, finché non ha fatto un incontro decisivo con una prof, che lo ha fatto talmente appassionare alla vita, che lui ha iniziato a prendere sul serio tutto, pure lo studio. Tanto che alla fine si è laureato in filosofia, la materia che lei insegnava ai superiori e che ora lui a sua volta insegna ai ragazzi. Il mio amico è stato cambiato da uno sguardo. Questo dialogo mi ha tolto l'ansia di dover risolvere il problema di mio figlio e soprattutto mi ha tolto la paura che questo atteggiamento in lui non possa cambiare, che lui fosse già spacciato a 11 anni. Con molta fatica noi genitori, ed io in particolare, stiamo cercando di resistere alla tentazione di affrontare la questione dal punto di vista etico, richiamandola al suo dovere con frasi tipo questo è il tuo lavoro, devi impegnarti, oppure di affrontarlo usando un potere, minacciando punizioni e privazioni. Sto cercando di scommettere tutto sulla sua umanità, di puntare sul suo cuore, basandomi sulla convinzione che il suo cuore è come il mio, e basti risvegliare la dinamica del desiderio perché qualcosa in lui si muova. Ho dovuto pazientemente attendere che lui vincesse la sua diffidenza e la sua chiusura verso di me, aiutandolo con discrezione dove mi consentiva di farlo. E l'arrivo di qualche piccola soddisfazione, ha preso 10 in musica e 7 in sperato in arte, l'hanno timidamente rimesso in moto perché la soddisfazione provata l'ha ingolosito e adesso è lui talvolta a cercarmi. Alle volte il mio aiuto consiste nel chiarire un passaggio, altre nel correggerlo, altre nell'insistere perché faccia meglio un certo lavoro. Non gli risparmio la fatica da fare, né la risparmio a me stessa. Quanta pazienza ancora davanti a certe discussioni interminabili per scansare il lavoro e trovare scorciatoie. Ma vedo che pian piano lui inizia a fidarsi, si vergogna di meno ed è più disponibile. La strada è ancora lunga, ma in lui si è aperta una breccia, credo perché si è sentito, non dico perdonato, ma accolto, non giudicato. La domanda che vorrei porti è questa: alla luce della tua esperienza di padre ed educatore, perché non è un azzardo scommettere tutto sulla sua umanità? Ed è davvero solo un certo sguardo che è capace di cambiare e far maturare l'io? Qualche minuto prima di arrivare a questa domanda e ho voluto che la ripetesse integralmente perché mi sembra sintetizzare molte delle domande che normalmente i genitori hanno e comunque denuncia, descrive i rischi più gravi che possiamo correre con i figli, credo. Chiarisco preliminarmente una cosa che devo sempre chiarire, mi sembra più corretto: a differenza di ballerini, io non sono un esperto di niente, nel senso vero del termine, cioè non ho titoli accademici o cose del genere per poter dirvi qualcosa. Lo dico perché sono una persona educata, se mi chiamano rispondo, poi a fare il vostro. A decidere se avete sprecato la sera o no, nel senso che quando parlo di educazione mi limito a raccontare quello che ho visto, le cose più significative che ho imparato dalla mia esperienza di figlio, di padre, di genitore, di insegnante, per cui non mi arrogo nessuna esclusiva, nessuna scoperta o nessuna, tantomeno ricette che in educazione non esistono, come saprete bene. Nel senso che se pensate di portare a casa stasera qualche buon consiglio per facilitarvi il compito, non andrete a casa delusi,
perché veramente è un mistero così grande l'educazione, cioè la libertà, che non ha, siamo tutti senza rete. Io la cosa che posso provare a fare, se ho capito bene lo scopo della serata, la cosa che posso provare a fare è dirgli appunto quel che mi sembra di avere, condensando un po' le cose che racconto in questo libro di padre in figlio che qualcuno ha visto che conosce, le due o tre cose fondamentali. Una in particolare che mi sembra decisiva. Allora, il tema è il perdono. Tra l'altro, tu mi hai fatto vedere una locandina, un avviso, qualcosa prima. Posso rivederlo? Anche se lo contesto pubblicamente, mi lasci. C'era una frase, mi è scappato l'occhio quando me l'hai fatto vedere, c'era una frase che non condivido e voglio spiegare il perché, partendo da lì. Comunque, eccolo qua, dice la locandina che avete visto, l'invito, sentirsi perdonati per ricostituire se stessi, e poi c'è un sottotitolo scritto piccolo piccolo, che sembra qualcosa di uno film, e poi errore e perdono come occasione educativa. Vanno invertiti i due termini, perché se no partiamo col piede sbagliato. Cioè, che cos'è il perdono? Un saggio prete, un nuovo missionario, una volta mi disse questa frase che mi fulminò: il perdono precede la colpa, non segue alla colpa. Ecco, se andiamo a casa con questa idea capita, secondo me abbiamo già portato a casa tanta roba. Cosa vuol dire il perdono precede la colpa? Vuol dire che non è una gentile concessione di te che sei buono, come giustamente ha detto Rita prima, non è una gentile concessione, tu sei buono, chiudi un occhio e allora dai, si può far finta che non è successo niente. Non è questo. Non è questo, perché se fosse questo nascerebbe il problema posto giustamente dai discepoli di Gesù. E una, e due, e tre, ma quante volte devo perdonare? Perché te ti stufi, Se è questo, e dagli uno, e dagli due, e dagli tre, alla decima volta te non puoi perdonare ancora. E giustamente gli apostoli gli hanno detto, ma come si fa a perdonare? Quante volte bisogna perdonare? E Gesù cosa ha risposto? 70 volte 7, cioè sempre, con o senza colpe. Cioè il perdono è un atteggiamento che hai di fronte all'altro, che in qualche modo prevede già la colpa e sa già starci davanti. Non è una roba che te ti devi sforzare, anche stavolta non ha capito, anche stavolta ha tradito, anche stavolta ha sbagliato, anche stavolta ha detto la bugia. No, è un'altra cosa, ed è la cosa di cui ha più bisogno questa generazione di figli. Questa è la questione, secondo me, decisiva. Non so cosa abbia detto Ballerini, che probabilmente di cose ne avrà dette in questo senso, dall'alto lui sì, della sua competenza anche proprio scientifica, ma da quel che vedo e dai colloqui che ho anche con persone appunto competenti, vado subito al cuore della questione. Io credo che si stia consumando una tragedia di cui non ci rendiamo conto, e la tragedia di cui non ci rendiamo conto, sono un po' rozzo per brevità e per semplicità, poi ognuno la deve dettagliare nella propria situazione. Ma se mi chiedessero in questo momento, Franco, se con tutti i giovani che vedi, i ragazzi che frequenti, le famiglie con cui hai a che fare, cos'è che vedi? Qual è il problema decisivo? Io credo che risponderei così: c'è un'intera generazione di figli che sono orfani. Parole non mie, leggete i discorsi di Papa Francesco, che stranamente, quando parla di educazione, continua a parlare di orfanezza. Si è inventato questa parola a metà tra l'italiano e lo spagnolo, parla continuamente di orfanezza, e quando ne parla, sono proprio dei testi meravigliosi, un lavoro che una scuola potrebbe fare, per esempio, sarebbe raccogliere quei 3, 4, 5 discorsi
tra l'altro l'inconsciente, molto semplici, fatti di battute, di esempi, Papa Francesco non è difficile da leggere, farne una piccola antologia e regalarla alla festa della mamma, alla festa del papà, alla festa della scuola, a tutti i genitori della scuola, perché sono testi da guardare, da masticare, da capire. Io quando la prima volta ho letto un suo discorso e si è messo a dire che i nostri figli soffrono di orfanezza, ho detto ma lo sta raccontando? Cioè di orfanezza avrà sofferto la generazione dei miei genitori dopo la guerra, il casino, vedove che abbiamo perso i mariti in guerra, la fame, il disastro, e poi generazioni che hanno dovuto emigrare, gli partivano gli uomini, lasciavano la casa dei donne. Insomma, mi sembra che tutte le generazioni prima abbiano sofferto di orfanezza, ma non se n'è mai parlato in questi termini. Adesso che tutto sommato, almeno finché dura, perché non dura molto, le famiglie ci sono, questo ci parla di figli orfani. È interessante. Cosa vuol dire? Io credo che voglia dire questo. È una generazione di orfani perché è una generazione che non si sente perdonata. Nel mio libro cito una poesia che adesso vado a trovare, vado a memoria, c'è una poesia di Pascoli, bellissima, I due orfani, appunto, andate a riguardarla, andate a leggerla, studiate la memoria, ripetetela, perché ci sono cose nella nostra letteratura, storia del pensiero, che valgono tanto quanto sermoni di Papa o testi di grandi ascetti. Pascoli a un certo punto descrive due bambini che ha perso la mamma, e nella notte oscura il piccolino sente degli strani, una poesia bellissima, divisa prima l'aspetto uditivo, poi l'aspetto visivo, e questo bambino piccolino sente dei rumori, sente delle cose strane e chiede al fratello maggiore ma cos'è? E il fratello maggiore cerca di tranquillizzarlo e gli dice ma no, sarà il vento, ma no, è un cane che urla, ma no, il bambino invece ha paura, ha paura, ha paura, e nella seconda parte della poesia si scopre che l'un l'altro ricordano di quanto tempo addietro pure avevano paura, ma una paura diversa. Una paura diversa perché vivevano della certezza, della presenza della madre. Grande, ma chi sei? La regia ci dà il testo della poesia. Seconda parte della poesia, io parlo ancora se tu sei contento, ricordi quando per la serratura veniva lume, un'immagine straordinaria, la mamma è di là in cucina che lavora, la porta è chiusa, loro sono al buio, ma dal buco della serratura un raggio di luce testimonia la presenza della madre, non c'è lei da vedere, c'è quel raggio di luce che viene dalla serratura. Anche a quei tempi noi ci avevamo paura, sì, ma non tanta. Or nulla ci conforta e siamo soli nella notte oscura. Essa era là, di là di quella porta, e se ne udiva un mormorio fugace di quando in quando, ed ora la mamma è morta. Ricordi, allora non si stava tanto in pace tra noi. Noi siamo ora più buoni, ora che non c'è più chi si compiace di noi, ora che non c'è più chi ci perdoni. Questo non c'è più chi ci perdoni. E se, cioè, mettendo a tema la questione del perdono, ho messo a tema il segreto dell'esistenza. Per tutta l'esistenza sta in piedi per questo, perché c'è qualcuno che ci perdona. Per cui alla domanda retorica del titolo, cioè per perdonare dobbiamo essere perdonati, ma certo, è ovvio, non si può educare se non si è continuamente educati, non si può perdonare se non si è continuamente perdonati. Ma il perdono che cos'è? Il perdono, il nome intero, il perdono, almeno nel mio lessico, il perdono descrive l'atto concreto con cui abbraccio l'altro anche nel momento in cui è sbagliato. Ma il nome giusto, il nome completo del perdono è misericordia, è la vita che è tutta fatta di misericordia, è Dio che è misericordia. Se uno non si alza al mattino grato
uno intendo noi, se uno non si alza al mattino grato perché si sente perdonato, cosa vuoi che perdoni i figli? Perfino il perdono diventerebbe una gentile concessione, cioè un peso terribile. Diventa un peso terribile il perdono se non è misericordia. Se è un ulteriore, chiamiamo, una parola un po' forte, ricatto. I nostri figli fanno più, è questa, dico sempre, che è la generazione che mi pare, la dico così, non ho mai visto una generazione soffrire così tanto a diventare grande. Per questa ragione, proprio condivido quello che dice il Papa, perché è una generazione che non va mai bene a nessuno. Una generazione stressata da un'ansia di prestazione, soprattutto scolastica, indotta dalle madri, come abbiamo per te sentito, non prendertela anche lei, la Federica. Io adesso te ne dico in tutti i colori, ma perché ti uso come emblema di tutte le mamme, non offenderti neanche la mamma. Ma hai fatto un intervento, guarda che pensate, hai fatto un intervento che sembra dire vai tu a scuola, non so io. Cioè il tema, ti hanno chiesto di dire qualcosa del perdono e il tema qual è? La scuola. E si risolve tutto all'interno della questione scolastica. Giusta preoccupazione, ma c'è dentro qualcosa di pacato, c'è dentro qualcosa che non va bene, perché la vita non è la scuola, come voi mamme tendete a pensare inesorabilmente. Non è la scuola. E il figlio non vale tanto, il valore del figlio non è assegnato dalla riuscita scolastica, non è proporzionato alla performance scolastica, come, ma tutti ci siamo detto fin qui, ci siamo detto fin qui. Questa sensazione che i figli hanno di non andare mai bene, cioè di non essere in fondo perdonati, è quello che li uccide. È la cosa che distrugge la vita. La dico in un altro modo, la dico con un esempio. Bambino di quarta elementare, gita scolastica, bambino di quarta elementare che fa tribulare, ma tribulare da piangere. Certo? Quelli per cui le mamme organizzano il gruppo di WhatsApp delle mamme della classe per farlo fuori. Questa è un'azione criminosa che andrebbe iscritta tra i reati da arresto immediato. Io arresterei tutte le mamme che costituiscono il gruppo di WhatsApp delle mamme della classe. È un reato contro l'infanzia, contro tutto. Perché spesso vengono fatti proprio. Ho assistito a casi veramente, le dico per ridere, ma pensateci come a cose serie. Cioè io ho assistito a gruppi di WhatsApp fatti dalle mamme, esclusa quella povera crista di mamma che c'ha quel bambino lì, e magari era una vedova, che non sapeva che senti attaccarsi, e il bambino magari è proprio quello che soffre di più. E invece di prenderselo in braccio le altre mamme cristianissime che vanno a messa tutte le domeniche, fanno il gruppo di WhatsApp per riuscire a levarselo di torno, la bella marcia che gli rovina il loro bambino, siamo stare. Bene, uno di quelli lì, classe che va a Venezia in gita, San Marco, avete presente la pala d'oro, cos'è? Dietro l'altare di San Marco c'è questa opera pazzesca di orafi che hanno praticamente inventato un gioiello grande come quel disegno lì, tutto cesellato, oro massiccio, tutto cesellato, inciso, pieno di diamanti, ma una roba si chiama palla d'oro. Portiamo questa classe a vedere la palla d'oro, c'era una tenda che la copriva, arriva il prete di fare la guida, tira la tenda e i bambini rimangono lì con gli occhi fuori dalla testa, e proprio lui, la mela marcia, dando voce a tutta la classe, a un certo punto tira il fiato e dice: quanto vale
proprio con uno stupore incredibile. Il prete che faceva la guida, che mi sono fermato a ringraziare, il prete che faceva la guida gli dice: guarda, come si fa? Ma vedi quanto oro, quanti gioielli, quante cose, come si fa? Non si riesce a dare un valore a un gioiello così, è un valore inestimabile. Però una cosa te la posso dire, questa sì, tu vali di più. Io chiedete alla mia direttrice lassù, quel bambino per una settimana è stato irriconoscibile. La mamma ci ha telefonato per sapere se l'avevamo drogato, se l'avevamo fatto, cosa gli avevamo dato per sedarlo, perché dice è arrivato a casa e per la prima volta salutato. Cioè, era come stato improvvisamente rieducato, durata una settimana, perché poi c'è un problema di continuità del tempo in educazione. Ma che cosa era accaduto col bambino? Una cosa semplicissima, era stato perdonato, non perché avesse fatto una qualche fesseria particolare, ma gli era stato detto: tu vali, prima di chiedergli hai detto le bugie, hai fatto i compiti, rispetti la mamma, ti metti le dita sul naso, cioè tutte le cose che per tutto il giorno e per tutti i giorni della vita si sentiva rimproverare. La forza per cambiare nella vita della persona, la nostra anche, viene dal perdono, non viene mica da altro. Cioè tu sei felice nella vita perché qualcuno ti vuol bene, a gratis. Qualcuno ti vuol bene, cioè a gratis, perché nessuno di noi si è mai meritato l'amore di un altro, mai, in nessun caso. Allora registrare una benevolenza nei tuoi confronti, registrare addirittura la dedizione di un padre e di una madre che non solo ti hanno dato la vita, ma ti guardano, ti trattano come a dire quello che va detto, quello che l'amore è. Mi sembra perfino di dire delle banalità a volte, e invece poi è così difficile viverle. L'amore è questa affermazione dell'altro prima che cambi, cioè prima che sia come vuoi tu. La suora all'asilo mi aveva insegnato: in questo sta l'amore, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Guardate che è l'unica cosa di cui c'è bisogno per vivere, che qualcuno ci voglia bene così come siamo, stronzi come siamo, deboli come siamo, traditori come siamo. Beh, se no, cos'è che tiene sulla vita? La tua capacità di essere coerente, bravo, bello, buono, ma il tuo guardare tiene sulla vita che qualcuno ti vuol bene così come sei. L'amore è questa affermazione del valore dell'altro prima che cambi. Per dirla con le parole di Dante, quella cara felicità sopra la quale, quella cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda. Per essere buoni, per diventare virtuosi, bisogna essere molto contenti, ma tu sei contento se qualcuno ti vuol bene, cioè se qualcuno ti perdona. Questa è la scala esistenziale. E perché i nostri figli vorrebbero far diverso? Io del mio papà e della mia mamma, molti di voi lo sanno ormai, quarto di 10 figli, due genitori che hanno fatto fatica, perché insomma 10 figli a tirare grandi, due poveri contadini, illetterati, perché avevano fatto la terza elementare. Ma io, quando guardavo mio papà, io vi giuro che ho sentito sempre, da quando sono nato a finché morto, che mio papà mi guardava. Tanto ci menavano quando c'era bisogno, non è che ci pensassero su tanto, ma io sapevo che avrebbe dato la vita per me prima di soddisfarlo nei suoi sogni, nelle sue attese, nei suoi desideri. Si capisce? Dare la vita per l'altro prima che cambi e prima che sia come vuoi te. Questo perdono gli dà la forza per provare a rispondere, per provare a essere buono, per provare a studiare, a fare la fatica. Come mai lo sapevo? Perché ci sono cose che si vedono senza che nessuno le dica. Anzi, forse le cose più importanti della vita non sono da dire, semplicemente ci sono e le vedi. Penso così. Cioè, per un'esperienza che facevo, per il modo con cui si trattavano loro due, per il modo con cui guardavano noi al mattino quando si alzavano. Cioè, mi viene
da farvi tutti gli esempi del mondo. Allora, provo a rimettere in fila. Si è capito fin qui quello che volevo dire? Sì. Provo a ridirlo con un altro ordine che recupera tutto. Il problema è molto semplice. Non siamo capre. Cioè, tu hai usato prima un termine molto che devi aver detto Ballerini, mi pare, non procreiamo soltanto, ma generiamo. Io, quando ho fatto questo libro, ho voluto far tre dediche, non ve le leggo tutte e tre, vi leggo solo la prima, ai miei genitori Dario Clementina che mi hanno dato la vita e con essa il sentimento della sua grandezza e positività. Questo è stato l'educazione che ho ricevuto dai miei genitori. Ma prendiamone atto coscientemente. In questa frase c'è una grande verità. Sono grato ai miei genitori che mi hanno dato la vita, evidentemente. Ma se avessi scritto solo quello, avrei detto troppo poco. Perché non mi hanno dato solo la vita. Quello fanno anche le capre. Che cosa danno gli uomini in più rispetto alle capre, al cane, al gatto? Anche se adesso si tende a fare un po' di confusione, mi pare. Si capisce più, no? Troppo... Va bene, lasciamo stare esempi troppo politically scorretti. Cioè io mi incazzo quando un alunno mi scrive siamo in cinque famiglie, io la mamma, il fratellino, il cane e il gatto. Ma sei in cinque, in famiglia siete in tre e poi c'avete un cane e un gatto. Ma no. Che cosa fanno gli uomini? Fanno quella cosa lì. Quanto danno la vita biologica insieme e inevitabilmente fanno il mestiere degli uomini, cioè senza volerlo, senza saperlo, anche se non ne fossero mai consapevoli, lo fanno uguale. Cioè non è che potete scegliere di non farlo. Dando la vita, date anche un certo sentimento della vita. Cioè, quella cosa che ho detto prima, l'idea, il giudizio che la vita sia una cosa grande, che vale la pena vivere, che è una cosa bella, che il mondo è pieno di bellezze e vale la pena conoscerlo, queste cose, cioè quelle importanti davvero per diventare grandi, sono le cose che fanno l'educazione. Siamo in una situazione grave per questo. Una generazione di adulti ha speranza, ha troppa poca speranza da dare ai propri figli. Questa è la ragione per cui dico sempre, guardate il problema educativo, sono mica i figli, siamo noi. L'emergenza educativa non sono i figli, siamo noi, perché i figli fanno il loro mestiere, ci guardano sempre. Cito sempre anche in partenza un neuropsichiatra infantile, è una cosa che lessi prima ancora di sposarmi, quindi da mo. E allora sembrava veramente una cosa rivoluzionaria, forse adesso vi viene da solo l'idea di lo sapere tutti. Va bene, 40 anni fa io feci un salto sulla sedia perché un neuropsichiatra infantile in un articolo sul Corriere della Sera, pagina della scienza, quindi non il prete che fa la predica, non il papa, un neuropsichiatra, magari era ateo, io lo sapevo, ma diceva che per quel che aveva vissuto lui, visto lui, svolgendo la sua professione, si sentiva di dire questa cosa, e cioè che un bambino che sta 9 mesi nella pancia di una donna contenta della vita, più facilmente verrà al mondo sentendo la vita come una cosa grande, buona. Un bambino che sta 9 mesi nella pancia di una donna incazzata con la vita, molto più difficilmente sentirà la vita come un bene. Voi provate a tirare le conseguenze di questa constatazione e abbiamo fatto la rivoluzione. Perché vuol dire che l'educazione non è quella cosa che pensiamo, e cioè che sia il travasare nella testa dei figli le nostre convinzioni straordinariamente giuste. O non sto dicendo che pensiamo stupidate, pensiamo cose giuste, ma il modo della comunicazione qual è? Qual è il modo per cui tuo figlio possa far sue le cose giuste che gli vuoi insegnare? L'intervento di prima l'ha detto in modo clamorosamente chiaro. Richiami etici, che è una fesseria, adesso spiego perché, o l'esercizio del potere. Sono tuo padre, sono tua madre, l'ha detto il prete, l'ha detto la suora, insomma è così perché è così.
Sono due strade, tutte e due fallimentari. I richiami etici, figuratevi, devi studiare, non so cosa intendevi prima quando hai detto richiami etici, ma immagino quelle cose che hai provato a elencare. Devi studiare perché hai bisogno, perché bisogna lavorare, ti sarà utile da grande, cioè tutte queste fesserie che a un bambino in prima media, ma da grande cosa, il futuro non esiste, è così lontano che è inutile che ne parli. Dirgli ti servirà o ti sarà utile da grande è zero per un bambino in prima media. C'è una possibilità soltanto di convincerlo della bontà dei suggerimenti che gli diamo. E cioè, lo dice un brano della Bibbia, del Deuteronomio, con parole bellissime, che dice: quando un giorno tuo figlio ti chiederà perché devo fare quello che mi dici, papà, mamma, mi volete spiegare per favore perché dovrei diventare come dite voi? Con una difficoltà, tra l'altro, con tutto il mondo che dice il contrario, perché tutti i modelli che hanno dicono di quelle bestialità che te, e il figlio, quando si ribella, quando ti contesta, quando comincia a dire, a mostrarsi un po' indolente nei confronti della scuola, un po' indolente, in prima linea, ma sembra un santo, è solo indolente, ma allora hai già fatto bingo te, da calma, lascialo stare che diventa grande. Quando assumono questi atteggiamenti che ci fanno soffrire, per l'amor di Dio, e ci servono sintomi di ingratitudine, cattiveria, superficie, tutto quello che volete voi, in realtà stanno tante volte semplicemente e disperatamente facendo la domanda: papà, scusa, perché dovrei fare come dici? Tu mi dici una ragione, e le ragioni non possono essere queste, non possono essere etiche, non possono essere un esercizio del potere. C'è una ragione soltanto, dice la Bibbia, per cui tu puoi chiedere a tuo figlio: prova a fare come faccio io, ed è la tua felicità. E sono arrivato veramente al cuore della questione che voglio dirvi. L'educazione non è un travaso di cose giuste che abbiamo in testa da ficcare con una certa violenza nella testa dei nostri figli. Non funziona né in famiglia, dove abbiamo tutte le sante regole da insegnare, ma poi questi vanno a scuola e si ritrovano di colpo dalla maestra di riferimento, di colpo si trovano 13 insegnanti, ognuno dei quali c'è una sberla di libro così da ficcargli nella testa. Poi vanno, se sono cattolici, vanno dal prete alla sua la domenica, e quando gli deve ficcare tutta la teologia, il padre, Gesù, piuttosto la preghiera, ma questi non ne possono più, non ne possono più perché non vanno mai bene. C'è sempre un adulto che gli deve ficcare in testa qualcosa per andare bene. È tutta qui la questione del perdono. Quando dico di quel bambino della Pala d'Oro, quando dico amare vuol dire affermare il valore dell'altro così com'è, è una cosa che o viviamo o non viviamo. Se la viviamo, giuro, vi giuro che i vostri figli lo sanno. E guardate che non dipende mica dal carattere. Te può essere anche una mamma un po' ostiata, un po' irosa. Il papà può essere anche un tipo un po'... fa niente. Questa cosa è la cosa che dobbiamo vivere così come siamo, come possiamo, col carattere che Dio ci ha dato. Ma questa affermazione del valore dell'altro è tutto quello che, di cui i nostri figli hanno bisogno. Quando racconto sempre mio figlio, sorpreso mio figlio che mi guardava un giorno, mi sono svegliato da un intontimento, e c'era mio figlio il primo, Stefano, che mi guardava e si era avvicinato, era lì fermo che guardava il papà che dormiva, lavorava, insomma, cercavo di correggere i temi dopo il pranzo della domenica, figurate quanto fosse ingenuo da giovane, e l'ho guardato. Io dico sempre che sono diventato padre quel giorno lì, e difendo l'idea. L'ho guardato pensando che un bambino che si accosta al papà o alla mamma è perché ha bisogno di qualcosa, no? Invece non mi dice niente, e io incuriosito lo guardo e non mi dice niente, lo fisso con l'aria di dire e allora, direbbero le nostre scuole, e allora tirati in sé, ma cosa vuoi? E mi sorride con un sorriso incredibile, e lì fui folgorato dall'idea fondamentale della mia vita, l'idea dell'educazione, e cioè che in quel muto sorriso, in quell'inconsapevole sorriso,
mio figlio mi stesse aveva 6 anni, non poteva saperlo, devo saperlo io come adulto. In quel sorriso mio figlio mi stava semplicemente chiedendo: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Prendete l'articolo del neuropsichiatra, prendete questo sguardo di un figlio e questa è tutta l'educazione di cui hanno bisogno. Guardate che il resto ve lo perdonano, ce lo perdonano, ci perdonano le incoerenze etiche, sanno che siamo straccioni come loro, ma quando si alzano al mattino hanno bisogno solo di una cosa, di essere perdonati, cioè di avere una mamma che... Posso fare degli esempi? Se te hai 4 figli maschi, un po' rozzi, un po' bergamaschi, un po' così, e li senti al mattino quando ti alzi che sono già in cucina e senti degli strani rumori, dei ruggiti, dei quando sono lì che grufolano nella tazza, cioè ti viene voglia neanche di aprire la porta della cucina, capito? Puoi fare 2 cose, puoi dire a te stessa che è la ragione per cui si prega al mattino o alla sera è perché non ci è abituale, bisogna recuperarlo sempre. Tu dici a te stessa: Signore, sono i miei figli, ma che bellezza è, che bene sono, voi siete un bene per me. E se questo sentimento è il primo sentimento che hai, poi puoi aprire la porta e insultarli e puoi anche menarli. Allora puoi chiedergli perché non hanno fatto i compiti e allora puoi castigarli, ma loro sanno che tu daresti la vita per loro adesso. Si capisce? Questo è il perdono. Questo io vivevo con mio papà e la mia mamma. Oppure può essere una che formalmente cerca di essere buona e di perdonare, per cui con la maniglia della porta in mano dici: stronzi maledetti, mi avete rovinato la vita, bastardi. Poi però se sei la mamma: buongiorno ragazzi, come va? Ma quelli che tu sei incazzata con loro lo sanno, l'hanno sentito prima che aprissi la porta, e questo ci frega tutti quanti, perché queste cose decisive della vita non puoi mentire, nessuno di noi può bleffare. I nostri figli sanno qual è il nostro sentimento della vita davanti a loro, in questo senso perdonarli. Ma tutto questo ha senso, così finisco, mi fate delle domande, tutto questo ha senso se il papà e la mamma, come si può dire, vivono di una cosa così grande loro, che i figli ne sono come io quando guardavo mio papà e mia mamma io capivo che c'erano altro da fare che badare a me, non li sentivo addosso. Quando quel bambino di pure di quarta elementare nel 1972, pensate, era un profeta certamente, non so che fine abbia fatto, ma scrisse facendo i compiti delle vacanze che gli facevo fare all'oratorio, quelli dell'estate insomma, ci facevo, cominciavo a fare un po' di analisi grammaticale e logica, scrisse dovendo analizzare la frase: mia mamma mi vuole bene. Attenti, mia mamma mi vuole bene, non cuce la mattina, fa la spesa. Scrisse mia, aggettivo ossessivo. Questa cosa qui, invece dei santini che mettete sul frigorifero, metteteci questa frase così al mattino vi dà un bel cazzotto nello stomaco. Mia mamma mi vuole bene, mia, aggettivo ossessivo. Ecco, io non ho mai sentito la mia mamma ossessiva, aveva altro da fare. Ma non altro da fare nel senso che si disinteressava di me. Cerchiamo di capirci, l'interesse che aveva per me le veniva da un interesse per la vita, da un interesse grande per il mondo intero, se volete per Dio. Ma non insisto su questo, perché uno di voi, è successo tante volte, potrebbe alzarsi e dirmi: ma allora puoi educare così solo un cristiano? No, no, si può essere uomini così leali con la vita da essere così innamorati della verità che te questa cosa, anche se non hai ancora trovato la risposta che ti convince, la vivi lo stesso. Un amore alla verità
che è il vero interesse della vita ed è proprio la cosa che i figli, di cui i figli hanno bisogno per vivere, che tu sia innamorato della verità, che tu dia la vita per la verità. Questa è la cosa di cui hanno bisogno. E non c'è da aver studiato, c'è bisogno di essere filosofi, eh? Perché dico sempre, mia mamma è morta a 61 anni, ci penso adesso, mi vengono i brividi, perché mi sembrava così vecchia era più giovane di me, e la cosa mi impressiona, ma era così vecchia, forse è vero, cioè ha vissuto non 61, ma l'intensità che ha vissuto mi fa dire che aveva vissuto 180 anni, no? Nella sua semplicità, il giorno prima di morire, ha letto, era lì ancora, che si faceva portare le lenzuola lise dalle amiche, quelle da buttare, insomma, e le pizzanine le stracciava in strisce e con una pazienza infinita le arrotolava e preparava le bende per i leprosari dell'Africa. Non era mai uscita da Trescore Balneario, da suo paese, mai. Ma com'è che faceva? Aveva nel cuore il mondo intero. Se te ti alzi al mattino e vedi tua mamma che ha fatto la terza elementare, che non sa parlare italiano, ma nel cuore c'ha l'Africa, te è tanta roba, non c'ha te e i compiti e la scuola, ha davanti il mondo intero in cui ci sei anche te, ma la sua, quello che ha detto Rita presentando, ma la sua passione non è che tu diventi finalmente come vuole lei, no, ti guarda e ti aiuta a incontrare il mondo, a guardare il mondo intero, perché lo guarda lei. Il suo principale interesse non è educarti, è vivere. E questo rende i figli liberi, perché la mamma non è più ossessiva, non ce l'hai addosso così. Come dico sempre, mi sembra che a volte questa generazione di giovani mamme, perdonatemi, mia mamma, se ci fosse più mia moglie mi ammazza perché non vuole che lo dica, dice che è un esempio troppo forte, ma è proprio simpatico, perché dico che ci sono le mamme cecchino, cioè le mamme che non avendo niente da fare e da pensare hanno solo il figlio a cui pensare, e già questa è una tragedia evidentemente, hanno solo il figlio, il quale figlio a 14 anni, a 13, a 12, a 15, ognuno alla sua età comincia a avere la trebisonda, no? La crisi dell'adolescenza, preadolescenza, tutte quelle cose che sapete e che sono normali, viva Dio, anzi guai se non ci fossero. E la mamma, invece di essere contenta che il figlio sta diventando grande e tirando sulla testa, interessandosi di cose grandi, in modo confuso, certo, c'ha 14 anni, in modo assolutamente contraddittorio, certo, ha 14 anni, no, invece di essere contenti che sta diventando grandi, si arriva a dirgli, proprio facendogli mancare il fiato, a cosa stai pensando? A cosa stai pensando? Se c'è proprio la testa per aria. Ma se non ha la testa per aria, cioè in cielo, a 14 anni, quando volete che ce l'abbia, imparate voi a avere la stessa testa, cioè a misurarvi con il cielo e aiutando lui a essere ordinato in questo desiderio grande che ha. Non ditegli, a cosa stai pensando? Sempre con... Pensa a studiare, adesso pensa ai compiti, il tuo dovere è quello di... È come se la mamma fosse lì con lo schioppo che appena appena il figlio tira sulla testa per vedere un po' il mondo com'è fuori dall'erba, lei lo getta giù, devi pensare a studiare. E tuo buono figlio che prova a spiccare il volo perché la scuola gli sta un po' strettina, indolente, ha detto indolente di fronte alla scuola, anzi a un certo punto l'ha perfino odiata, vuol dire che sta bene, che tuo figlio è a posto, perché sogna cose grandi, perché non ci sta dentro nel piccolo. E poi quante ragioni ha di odiare la scuola, ma non ne parliamo un'altra volta, e cerca di tirare sulla testa e mandarsi in giro, ripeto, in modo confuso, dice delle stupidaggini pazzesche, fa delle cose che non dovrebbe fare e va corretto, ma quella cosa lì che gli comincia a venire sull'anima, l'anima, il desiderio che Dio gli ha dato di cose grandi, te lo devi sostenere, no? E tu una volta, e due, e tre, sto figlio dice qui c'è la tua pelle, e dice sarà meglio che mi accontento davvero del verme quotidiano,
altro che volare. Ma così stiamo tirando su una generazione di incapaci, di ebeti, di inabili alla vita. O il 30%, se è vero il dato che mi hanno confidato, il 30% degli iscritti alla Cattolica di Milano, all'università, è stato immatricolato dalle mamme. Andrebbero arrestate tutte. Oppure favoriamo la fuga da casa dei figli, facciamo qualcosa. Vi rendete conto che se un ragazzo deve andare all'università e non è capace di immatricolarsi, c'è qualcosa veramente di gravemente malato. Ma gravemente, anche se poi è bravo, studia, ma hai tirato su un uomo, no? Che poi c'è anche il problema del figlio unico, perché se uno ha la mamma cecchino e il figlio unico, la genera. Se come la mia non lo era, ma se la mia mamma fosse stata una mamma cecchino, sai, quando si prende il volo in 10, ne c'entra uno o due, ma se è troppo, gliela fanno. Cioè, nella infinita rete di relazioni di una famiglia di 12 persone, te se non sei scemo, ti beccano una volta, ma 9 volte fai beccare gli altri, cioè facciamo una volta ciascuno, salvi la pelle. Questi poveri figli unici o due, la cui mamma non ha altro dettaglio da pensare che a loro, per difenderli dal male. Ultimo tema che vi segnalo. La nostra educazione è bagata da una cosa, la paura. Abbiamo paura del male, cioè che il male ci porti via i figli o che i nostri figli facciano del male. Ma la paura è il nemico mortale dell'educazione. E qui veramente corriamo un equivoco, favoriamo un equivoco grave, ma grave veramente. Cioè, io dico, non so se siete tutti credenti e praticanti, ma facciamo finta che sì, che poi non ce n'è neanche bisogno, foste anche non credenti o praticanti, vi direi la stessa cosa. Ma il mondo è proprio quello schifo che dipingono i giornali, le televisioni, cioè che responsabilità abbiamo nel far credere ai nostri figli che hanno ragione i giornalisti a dire che tutto è merda, tutto fa schifo? Che responsabilità abbiamo? Non è forse il compito principale dell'educatore oggi affermare, aiutare i figli a vedere l'infinito di bene che c'è? Aprite le porte e andate a vedere. Cioè, come faceva la mia mamma a avere in mente i missionari dell'Africa, avere in mente la vedova del paese, questo me lo ricordo bene. Noi, la fame forse no, perché forse dire che abbiamo patito la fame è eccessivo. Dico sempre che mi ricordo qualche sera che sono andato a letto con un certo appetito, via. Ci andava vicino, ma forse in queste condizioni la mia mamma una volta al mese mi mandava a fare la spesa, o a me o a un fratellino, a turno, ma a fare la spesa che avevo sognato per tutta la vita, e cioè un quarto di grana parmigiano reggiano di quello giusto, un filetto da sbavare solo a vederlo crudo, ed era il pacco per la vedova del paese. Noi non abbiamo mai mangiato in quegli anni quella roba lì, non ce la si poteva permettere. Era il pacco per la vedova del paese, e non c'è santi, pieni di debiti fin qui, il pacco si faceva. E io dico, ma che grandezza aveva la mia mamma, che grandezza aveva mio papà, per aver presente i più poveri, i più piccoli, i più deboli, da Trescore all'Africa. Allora, se tu hai davanti due adulti così, che guardano al mondo, la formula che uso sempre, ringrazierò per l'eternità mio padre, che si è occupato della sua santità, non della mia. E perché era santo lui che mi incuriosiva come facessi a vivere così, e ho voluto, insomma, l'ho invidiato. I figli vanno ammazzati di invidia, fateli morire di invidia, non di rabbia o di botte, che sono le altre due strade, l'autoritarismo, l'esercizio del potere e i richiami etici. Fateli morire di invidia per la bellezza della vostra vita e per la bellezza delle cose che gli fate vedere. Basta, questo lo possiamo fare tutti. Non c'è bisogno della laurea, non c'è bisogno dell'equipe, non c'è bisogno del sociologo, dello psicologo, del dietologo, sessuologo, prete, di oggi per fare la mamma bisogna avere alle spalle un'equipe di esperti, se no non puoi fare la mamma. Tutte balle.
Finché Dio si fida a farveli vendere al mondo, vuol dire che si fida anche a farveli educare. Solo che per educarli bisogna essere così, testimoni di una cosa grande. E i figli, nel disastro in cui si trovano, orfani come si sentono, se hanno un padre o una madre che li perdona, cioè li ama, ne afferma il valore prima delle varie performance, soprattutto scolastiche, e testimonia una percezione della vita come grande e buona, è tutto quello che dobbiamo fare per educarli. La risposta alla domanda che mi hai fatto finale: non è un azzardo scommettere sul cuore, sulla libertà. E poi la seconda parte era, come chiudeva la domanda tua? Se è solo un certo sguardo. Ecco, se è un certo sguardo, rispondo sì. È solo un certo sguardo che educa. Certo che uno sguardo è una cosa così poco autoritativa, che è consegnata alla libertà. E qui siamo tutti senza rete, ragazzi, dobbiamo arrendersi al fatto che Dio non ci salva contro la nostra volontà. Ama, disse uno, che Dio ama più la nostra libertà della nostra salvezza. E coi figli è così. Sei senza rete, tu puoi solo strenuamente dire la bellezza che è la vita per te, la bellezza che è la realtà, la bellezza che è il mondo intero. Dopo lui sceglierà nel tempo più o meno. Io dico solo questo: sono tempi facili per educare. Sapete perché? Per i nostri figli a 15 anni ne hanno già piena l'anima, piena l'anima. Hanno schifo di sé, delle cose. Se vedono un adulto vero, se vedono una cosa grande, se vedono una cosa per cui vale la pena, improvvisamente mostrano un'energia, una decisione insospettata. Ma devono vederlo. Devono vedere qualcuno che vuole così bene a sé e a loro da fargli da miccia, da accensione. Quando mi dicono, scusi professore, lei come fa a interessare i ragazzi di oggi a Dante? Io gli dico sempre, ma io non provo neanche a interessarli a Dante. Perché le strutture se ne freghino, un po' provocatoriamente. Ma a un ragazzo di 14 anni oggi di Roma, di questo quartiere, mi spiegate perché gliene dovrebbe fregare di quel che dice Dante in quella forma così astrusa e strana che ci spacca il cervello solo a cercare di capire? Perché dovrebbe interessarti? Tu non puoi dirgli, devi interessarti Dante, perché è bello, è importante che tu... No, non può funzionare. Tu devi chiedere di interessarsi di se stesso. Cioè, bisogna i figli muoverli in una direzione che sia una grandezza per sé, un sentimento grande di sé. Allora, volendo diventare grandi, siccome non sono scemi, capiranno quanto è utile gettare, quanto è utile fare fisica, chimica, lotte. Cioè, sono mica scemi. Sono mica scemi, capiscono perfettamente. Noi invece, non so perché, presumiamo che non capiscono, glielo ricordiamo circa una volta al mese, quando alle mamme viene l'embolo del giudizio universale. No? Vieni che ti devo parlare. Il figlio si suiciderebbe e dice, magari ma me l'ha detto ieri, a noi è già passato un mese e siamo di nuovo. Vieni che ti devo parlare. E parte questo pistolotto insopportabile, 20 minuti, mezz'ora, di una mamma incazzata, che ti dice delle cose che ti dice da quando hai 3 anni più o meno, adesso ne hai 18, e è lì ancora incazzata di te stesse cose, per cui pretenderebbe che tu una volta al mese, a 15 anni, ti sorbissi questa mezz'ora di urla, accompagnate spesso da insulti, minacce, castighi, divieti. Ma come fa un ragazzo a vivere? Ma riusciamo a capire, al di là dello scherzo della battuta, che le cose le sa, cioè che sa come dovrebbe fare, e ripeterglielo è assolutamente inutile, è un richiamo etico. Devi avere una ragione per fare le cose che ti dici, occupati di quella, e la ragione è la tua felicità, torniamo all'inizio. Se no, ripetele, gli rompe solo le scatole e lo mette sulle difensive. Si capisce o no? Si capisce?
Se io ho un figlio che dice ai suoi compagni, cioè che fa con i suoi compagni la gara dello schifo, cioè chi resiste di più lo fa nella doccia. Dopo 10 giorni è un problema vivere in quella casa, perché bisogna andare in giro con una molletta sul naso. Ma lui insiste. Mia moglie, figuratevi, con i capelli dritti a urlare, devi fare la doccia. Perché bisogna lavare, che schifo, e poi che figura. Tutte le cose giuste. A un certo punto ho preso la moglie e ho detto, grazie, non può funzionare. Cioè, o perlomeno, hai il sospetto che noi abbiamo un figlio così deficiente che a 16 anni, in seconda liceo scientifico, non sa che ci si deve lavare. Guarda che se fosse così è da recuperare. Cioè, abbiamo un figlio pacato. Io invece credo che lo sappia. Il problema è che in questo momento ha una ragione più forte per non lavarsi che non per lavarsi. È semplice. Se tu ti incazzi, siccome vince non tanto chi resiste alla puzza, ma chi resiste alla mamma, gli dai una ragione in più per lottare e vincerà. E vincerà, pianta. Deve, bisogna prenderla da un'altra parte. E accade che uno invenzione lì, e lo cade da solo, entra il figlio famoso, lo schifo, entra, non dice niente, fa una doccia. Io rimango basito, la doccia. Ha fatto la doccia, è uscito di casa, è rientrato dopo 4 ore, giuro che ha fatto un'altra doccia. Ho telefonato a ragazza, gli ho detto, Natalia ha fatto l'amorosa. Tutte le prediche della mamma, tutte le poteva menarlo e lui si sarebbe ostinato ancora di più. Non ha fatto l'effetto che a posteriori mi sono fatto raccontare. La ragazzina lì non gli ha neanche detto qualcosa, ha solo fatto così. Ma 2 docce in 4 ore. Cioè è la ragione a capite cosa voglio dire? Il movimento dell'uomo è questo, ma siamo così anche noi, provate a pensarci. Siamo così anche noi, ci si muove così nella vita. E tu pretendi che a fargli la predica una volta al mese di ottenere qualcosa, ti rendi odiosa, antipatia, inutile e ossessiva, appunto. La testimonianza di un bene grande per noi e guardarli con la coda dell'occhio con la di dire, senti, io nella vita corro, te fai quel che ti pare. Così li si educa, facendoli morire di invidia per la grandezza della nostra vita, che è una cosa che loro sentono inesorabilmente. Non c'è bisogno di fare i discorsi, non glielo devi neanche spiegare. Se il papà e la mamma sono felici, il figlio lo sa. Poi se sbagliano, se rimenano sbagliando, tutto il resto verrà abbandonato, sempre. Alla tua domanda io ti rispondo veramente, io ho fatto questa esperienza. Non è una questione di discorsi, non è una questione di spiegazioni. È che i vostri figli sono fatti bene, li fa Dio e li fa con questo radar capace di riconoscere la felicità del papà e della mamma. A rovescio, se la mamma e il papà, siccome puntano tutto solo sui figli, l'interesse della vita sono i figli, ma lo dico in senso anche buono, ma guardate che diventa un'ossessione davvero. Quante, sono partito dal nipote con una mamma a Madrid 10 anni fa e non mi ha più lasciato questa idea, perché era una mamma che mi raccontava la fatica con la figlia e raccontando c'era il problema della lingua, all'inizio non avevo capito bene, poi di colpo ho capito e le dico, signora, ma che cosa ha fatto sua figlia? Perché mi raccontava che già quando la figlia aveva 3 anni e le diceva di no per qualche cosa, lei piaceva la mamma e continuava a dirle così fai soffrire la mamma, così fai soffrire la mamma. Il risultato è una figlia che a 11 anni sarebbe... Ma si può pensare che un bambino di 3 anni o di 5, ma anche di 10, ma anche di 15, possa essere responsabile della felicità dei suoi genitori? Ma è una cosa da dare al manicomio. I nostri figli hanno il diritto a genitori che siano felici o tristi per ragioni molto più grandi, dei loro sì, dei loro no, dei loro sbagli. Ma scherziamo. È esattamente
se no la paura diventa il meccanismo con cui li ammazziamo, la paura del male, l'angoscia di il bambino di 2 anni che la mamma è al parco, sta parlando con l'altra mamma e del figlio non gli frega più niente, improvvisamente il figlio passa e inciampa, cade. Quante volte ho visto questa scena con i miei? C'è una frazione di secondo in cui il bambino non sa neanche se si è fatto male o no. Si gira e guarda la mamma. Se la mamma fa un sorriso e dice dai, quello si alza e si mette a giocare. Se la mamma corre lì, scoppia a piangere, ma piange per mezz'ora e gli fa male davvero. Non so come avvenga, ma è la reazione della madre che gli fa sentire una certezza, una sicurezza o un'angoscia, una paura. Ecco, immaginate che tutto il rapporto dei figli per 20 anni funziona così. Che sguardo ricevono? In questo senso dico che è veramente uno sguardo pieno di certezza, di letizia e di misericordia quello che educa. Tutto il resto non è mano nostra, faranno la loro strada, ma se c'è una cosa che li può aiutare è questa testimonianza. Tutto il resto va piegato a questo dovere che abbiamo di vivere noi, non al loro posto. Si capisce? Sai che cos'è un maglione? Mi disse un famoso ragazzino che aneddoto che tutti i miei amici conoscono. Sai che cos'è un maglione? Era un ragazzino malato, molto malato, ma era un genio. E io stavo cercando di rispondere, te lo dico io cos'è un maglione, 16 anni. Te lo dico io cos'è un maglione. Il maglione è l'indumento che i figli devono mettere quando le mamme hanno freddo. Che è già una definizione molto intelligente di maglione, ma siccome il ragazzo era intelligente proseguì dicendo e senti cos'è la chiesa? La chiesa, l'oratorio, la scuola cattolica, metteteci quel che volete voi. Sai che cos'è la chiesa? È il posto dove i figli devono andare quando le mamme hanno paura. Questo è veramente il cuore della questione. E io gli ho chiesto, ma scusa, ma perché le mamme dovrebbero avere paura? Ma di cosa dovrebbero avere paura? E lui, con l'aria più sciolta del mondo, dice, ma Franco, dai, le mamme hanno paura che ci facciamo male. Ma perché ci vogliono bene? Vogliono proteggerci dal male. E per impedirci di farci del male, ci custodiscono. E aggiunse, solo che in questo modo ci uccidono. Sono parole sue e le ripeto con la tremando anch'io, solo che così ci uccidono. E forse è giusto che le mamme abbiano questo ruolo protettivo, che esagera quando non c'è il padre, che deve fare l'inverso invece. Il ruolo del padre dovrebbe essere quello di dire alla mamma, adesso calmati un momento, calmati che ci penso io. Prende il figlio e dice, ma è vero che hai preso 3 in greco? La mamma è fuori di testa e il figlio dice papà sì, perciò tale greco il papà deve dirgli grazie, guarda che ci parlo io adesso, sentivo io, lo porta fuori e gli dice ti pago la pizza perché hai preso finalmente un 3 in greco, ma Dio, sei normale allora, c'è qualcosa di più grande della scuola, dai, domani studia, oggi hai preso 3, domani prenderai 6, ma capito? Cioè il papà avrebbe questo ruolo di lanciare i figli nella realtà laddove la mamma giustamente ha un ruolo appuntivo, protettivo e devono stare su tutte e due. Le mamme deportano per la debolezza dei padri, così facciamo pari e patta e non ditelo parlato male solo dalle mamme. Stare al vostro posto, perché se urlano sentiamo tutti, perché se no non fate domande, se non volevo dire solo una cosa, c'è un po' un problema che i genitori si sentono negligenti però, no? Perché non intervengono. Non ho capito. Cioè, a volte noi genitori però ci sentiamo negligenti se non interveniamo. Bisogna intervenire. Non si può, aspetta se la domanda, lei dice
però capita che noi genitori ci sentiamo negligenti, cioè che non facciamo il nostro dovere. Io dico, non bisogna essere negligenti, quel che bisogna capire è che sei diligente come genitore, cioè fai il tuo mestiere, se fai tutto quello che abbiamo detto stasera. Se pensi di essere un genitore vuol dire intervenire in quei due modi che diceva l'intervento famoso, richiami etici o esercizio del potere, vai, provaci, vediamo i risultati. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Più la famiglia interviene in termini autoritari o come richiamo etico, e più fallisce. Detto questo, ci vuole il richiamo etico e magari anche la punizione o la correzione. Non sto dicendo, io sto dicendo che tutte queste cose funzionano se c'è il prima che abbiamo detto stasera. Non sto dicendo che è sbagliato correggerli, anche io li ho menati i miei. Qualcuno ne porta ancora segni evidenti, ma anche perché dai, si sbaglia, con quattro sbagli, col primo poi non parliamo, il primo paga pesantemente le conseguenze di selvagge sperimentazioni pedagogiche di due poveri cristi che a 25 anni si devono improvvisare padre e madre. Vengo su un po' storti per forza il primo genere, mi pare. I secondi guardano il primo e il peggio lo evitano. I terzi, come dico sempre, è un mistero. Non si sa dove si vestano, dove si nutrano, dove, ma vengono grandi, te li vedi raramente e sono ogni volta. Cioè, sono la dimostrazione dell'inutilità della famiglia, ma insomma, non vorrei esasperare i tempi. Primo. Ah, sei la Valletta? Sì, sì. Scusa. Forza. Non ci arriva. Devi fare qualche passo verso di noi. Perdonaci. Non che cade questo, le parti su. Ci sarebbe una domanda, non so se è acceso. No. So che è una domanda un po' atipica, insomma, non essendo ancora genitore, faccio una domanda per la mia situazione, diciamo, attuale. Questa deriva, diciamo, genitoriale, questa iperprotezione, quando è cominciata? E questa domanda ha un motivo, che per l'età che ho, che praticamente ho 30 anni, in realtà la rivedo già nella mia generazione, per cui non solo i ragazzi piccoli, diciamo, per piccoli intendo sotto i 20, vedo che probabilmente ne hanno risentito e ne risentono, ma vedo adesso dei giovani adulti che sembrerebbe non siano realmente cresciuti. Vedo alcuni miei amici, faccio un esempio più concreto, che superati abbondantemente i 30, sembrano non farsi nessun problema di vivere con i genitori, di non lavorare, di non fare, diciamo, granché per prendere una strada nella vita, qualunque sia, insomma. Sì, c'è evidentemente quello che è stato chiamato crollo di una civiltà, cambiamenti epocali, crisi di un'epoca, va bene. Ma questo lo possiamo solo registrare come fatto. Poi penseranno i sociologi o chi ha studiato a dirci con una certa chiarezza quanto abbiano inciso le condizioni economiche fin troppo favorevoli, quanto abbia coinciso una certa cultura che ha lavorato pesantemente per distruggere la paternità. Perché è da 100 anni, anzi 200, che una certa cultura ha elaborato scientemente, ha condotto scientemente una guerra alla paternità, prima di tutto al padre eterno, poi al padre, chiamiamolo ideologico, fino al padre, fino al padre nel senso fisico del termine. Ora, 200 anni di una guerra culturale al padre e quindi alla madre e quindi alla famiglia si pagano. Quindi la situazione, piaccia o no, più o meno è questa. Ma detto questo, qual è l'interessante, mi sembra, da dove si riparte? Perché c'è una generazione, che è quella che hai detto, è vera,
io penso di vederla, io credo sia la mia generazione, cioè quella nata subito dopo la guerra, la prima dove questa deriva si è mostrata in modo clamoroso, europeo, e quindi c'è un mondo intero da rifare. Ma detto questo, da dove si riparte? Dalle cose che abbiamo detto stasera. Non c'è alternativa, in questo vi prego di essere molto seri, molto leali, perché a furia di andare in giro per convegni mi sono tuffato. Cioè, i convegni sulla famiglia parlano male della scuola, i convegni della scuola parlano male della famiglia. Se vai a un convegno dove ci sono tutte e due, parla male della società, che è pallida, cioè non si arriva da nessuna parte. Qui bisogna ricominciare da capo, cioè da te. Neanche da te e da tuo marito, cioè dalla famiglia. La famiglia è in crisi. Se io mi appello non solo alla situazione di questa scuola, ma penso che sia una scuola normale, e in tutte le scuole normali hai a che fare con la metà dei bambini ormai che hanno una famiglia alle spalle, padre, madre, insomma, che stanno insieme decentemente, se no separazioni, divorzi, matrimoni misti, religioni strane, cioè c'è tutto veramente. E allora dove ripartiamo? Dalla famiglia? La famiglia è in crisi. Dalla scuola? La scuola è in crisi. Dalla chiesa? Non sta bene neanche lei. Da dove si riparte? Si parte da te. Veramente è il tempo della persona. Si riparte da qualcuno, mi verrebbe da dire che qui stasera qualcuno di voi, qualcuno che qui stasera alza la mano, può avere la famiglia bella o brutta, cattiva, in difficoltà, non fa niente. Chi di voi alzerebbe la mano per dire, Franco, ci sto, io ci provo. Ci provo a fare quello che hai detto, a vivere io alla grande, in modo che chi mi guarda possa riaprirsi a una speranza, a un interesse grande, non alle quattro cazzate dentro cui muore la nostra generazione trascinando quella dei propri figli. Perché poi si diventa veramente e pericolosamente incoerente. Cioè, guardate che i nostri figli ci guardano, allora la dico veramente tutta, non era mai successo, non mi era mai successo, posso dire delle parolacce suore? Non parolacce, ma il gusto di dirle, ripeto perché mi è stato, come parlano i ragazzi, perché è più chiaro. Fino a 10 anni fa, vi giuro, io non avevo mai sentito dire queste cose. Da 10 anni, e sempre più frequentemente, può capitare che un ragazzino di 14 anni dica, Franco, però, ma se è per diventare un coglione come mio padre, vale la pena, meglio ammazzarsi di canne. Più frequentemente le ragazze ti dicono, ma Franco, se è per vivere da incazzata tutto il giorno come mia madre, è meglio ammazzarsi di canne. Guardate, il problema educativo è tutto qui, Dopo andiamo anche a chiederci le ragioni, socio, psico e tutto quello che volete voi. Ma questi figli sono disperati perché non hanno speranza sufficiente per vivere quando ci guardano. Quando ci guardano. Diciamocele queste cose. Poi i problemi sono tanti e lo so. Dovreste passare una sera alla settimana aiutati da questi volontari, centri culturali, a cercare di capire, perché c'è tanto da capire. Non è più il mondo di una volta, c'è il problema del lavoro, il problema economico, il sesso, i social, i telefonini, è un casino. Ma tutte queste cose non sono il problema. C'è un problema che siamo noi. Se partiamo da qui, tutte queste cose si capiscono anche meglio, si mettono in fila e una soluzione in qualche modo la troveremo. Ma se non si parte da qui, tutte quelle cose diventano alibi un po' tristi, un po' vergognosi per non essere padri e madri. Se allora è colpa della scuola, colpa dei telefonini, colpa del medico, colpa cosa? Ostre. Si capisce? Se è per essere incazzata tutto il giorno come mia madre, meglio ammazzarsi di canne. Che poi questi ragazzini, diciamo anche questo, fino alla mia generazione era normale, penso tutte le generazioni attorno a una certa età hanno fatto lo stesso, no? Si sono incazzate col mondo degli adulti e hanno detto che schifo la politica, che schifo il mondo,
ma fino alla mia generazione la conclusione era stata che schifo il mondo, adesso lo cambiamo. Peggio di così non poteva andare, sia chiaro, ma il moto istintivo era stato quello. È la prima generazione, ed è colpa nostra per le ragioni che vi ho detto stasera, questa è la prima generazione che dice che schifo la chiesa, che schifo la scuola, che schifo la politica, che schifo la famiglia, e anch'io faccio schifo. E così vive una forma di violenza che dovrebbe preoccuparci e non gliene frega niente a nessuno. Perché la violenza che vive non è più all'esterno, il nemico ideologico, i neri, i rossi, i comunisti, i bianchi, no? Il nemico sono io, è in me. E così dilagano forme di violenza contro se stessi, spaventose, anche in termini numerici. O gliene fregasse qualcosa a qualcuno. Anoressia, bulimia, le ragazze che si tagliano con le lamette, che non possono, lo cito sempre perché ne ho avute diverse, che non possono andare in piscina o al mare perché i genitori le vedrebbero coperte di cicatrici. Cosa vuol dire una ragazza a 15 anni che si taglia, che ha bisogno di vedere il proprio sangue? Guardate, sono cose che non possono essere sottovalutate. È una generazione che si fa del male e io temo che sia per la ragione che ho cercato di dirvi stasera, perché si punisce del fatto di essere nata, si punisce perché non è mai stata perdonata. Questa è la responsabilità che abbiamo. Anche il fatto di tagliarsi, ma anche per vedere l'unica fonte viva è il sangue, cioè sono viva in parte. Sì, poi ci sono i mille risvolti psicologici, ciascuna di loro è un caso a sé. Resta il fatto che si puniscono in modo misterioso, vivono un rifiuto della vita, un rifiuto della realtà, anche l'anoressia, cioè la fatica a mangiare fino a morire, è un rifiuto della vita, un rifiuto della realtà, non lì, capito? Ma tutte queste cose che hanno ragioni specifiche, precise, familiari, tutto quello che volete, ci chiamano ad una responsabilità. La persona che si alzi e che dica: Franco, io ci sto, dammi tre amici, un centro culturale, una scuola con le suore, io voglio provare a dire a questa generazione io ci sono. Se fate così, questa sarà la prima azione veramente educativa, cioè far vedere i vostri figli che vi premono, non solo loro, anche i loro amici, anche i loro compagni, anche i poverini all'Africa. Allora i vostri figli cominceranno ad alzare la testa e dire: ma però il papà, interessante, ma che vita fa? Ma guarda che dedizione ha questo, questa testimonianza. Non, capito? Si capisce di te. Solo una piccola cosa, prima tu hai detto che c'è una generazione di figli che sono orfani, io insegno alla scuola superiore e vedo effettivamente che molti ragazzi sono lasciati soli tutto il giorno, sono soli proprio completamente tutto il giorno a casa, tant'è vero che stanno sopra i libri un'oretta e poi sono distratti da tutti i social e via, non c'è nessuno che si preoccupa dello studio, di stare un po' lì in giro, non per controllare necessariamente, ma per essere presenti, insomma, no? Però questo da una parte, e quindi questo abbandono in qualche modo effettivamente c'è anche da parte di genitori e di famiglie, perché loro, alcuni dicono che loro non sanno neanche dove andare a fare una passeggiata, che loro non sanno neanche cosa fare, cosa possiamo fare, professoressa, il sabato pomeriggio, noi non sappiamo che possiamo fare sabato pomeriggio, cioè sono soli, i genitori lavorano, non ci sono dalla mattina alla sera e sono così, no? Anche una condizione triste se vogliamo, perché... però dall'altra tu dici di questi atteggiamenti ossessivi che anche invece si riscontrano, no? Come se fossero un po' degli eccessi in qualche modo, da una parte e all'altra. Esattamente così, cioè o l'adulto non c'è e quindi la situazione diventa di abbandono, oppure c'è e diventa un'ossessione. Bisogna che l'adulto ci sia, ma ci sia nel modo giusto. Poi è chiaro che è tutto più difficile, perché allora è intelligente occuparsi di una scuola
cattolica libera come questa, che ha certi presupposti culturali, perché un posto così, in questo quartiere, è una possibilità di speranza grande per tanti. Perché fare l'attività sua o quella del centro culturale per dire, per aiutare? Cioè è un compito immane che abbiamo in tempi di barbari. È un po' una situazione, a scuola, dicevo così, quando sono arrivati i barbari, l'impero era già in crisi di suo, sono arrivati i barbari, è bastato che passassero e hanno lasciato il deserto. Chi l'ha avuta vinta? Quelli che hanno detto, in tre amici, Benedetto e i suoi, hanno detto, guarda che, no, no, io voglio vivere all'altezza della vita, del compito della vita. E hanno cominciato a mettersi insieme, magari in posti impervi e isolati, ma lì è nata l'Europa. Prima i monasteri, poi le abbazie, poi i liberi comuni, poi le città, i traffici, gli affari. Questi lavoravano come bestie, mangiavano pochissimo, e il digiuno, la penitenza, tutte quelle cose lì che vanno avanti a fare, per fortuna. Noi no, non siamo tenuti, per fortuna. Producevano 100 litri di latte e ne bevevano uno, e quindi hanno inventato l'economia. Com'è. L'Europa è nata da gente che ha detto, in questa barbarie, dove vedo quelli lì che arrivano, gli uni che arrivano e portano i cavalli a beverarsi nel battistero di San Giovanni, io no, io questo modo voglio vivere alla grande. E ha cominciato a farlo, facendolo mille anni dopo ha prodotto l'Europa cristiana. Io non so come andrà, sono affari di Dio, ma io voglio vivere alla grande. Il bisogno che c'è è che qualcuno qui, se non tutti, ma qualcuno alzi la mano e dica, anch'io, mettiamoci insieme, diamoci una mano, facciamo cose grandi, facciamo cose nuove, dedichiamo la vita ai nostri figli facendo qualcosa per il mondo intero, e allora sarà anche per i vostri figli. Ma è un modo di pensare ai soldi, la casa, le ferie. Ragazzi, qui sì, si va sul concreto, è un modo di pensare a tutto. E i figli che vedessero i propri genitori darsi da fare per qualcosa di grande, insisto su questo, lì è l'educazione. Non fate le pratiche, vivete voi alla grande e i figli vi verranno dietro. Ultima, l'aggiunge una domanda. Venga avanti un po', se no la valletta si strangola col filo. Grazie, sì, in realtà più che una domanda, in realtà volevo... Mi è piaciuta molto questo ultimo passaggio in cui, perché diciamo chiaramente i tuoi interventi sono molto seguiti, no? I tuoi libri sono molto letti, però uno viene e attinge, no? E si porta a casa. Poi se è fortunato questa cosa cresce dentro la propria famiglia. E, però io una cosa che ho trovato sempre, mi ha sempre fatto riflettere molto, no? Era un passaggio in cui ho letto che tu raccontavi della tua famiglia che è un po' trascurato anche in tutti questi giri, andare qua, andare là, incontrare. Però la tua famiglia ne beneficiava in via indiretta perché vedeva, come dicevi proprio adesso, come si impegna mio marito, come si impegna mio papà, eccetera. Allora, io dico che se queste cose che uno viene ad attingere, sentendo oppure leggendo, eccetera, le fa diventare vita, cioè le fa crescere, le pianta dentro il suo terreno e le condivide con le persone che incontra, che hanno quello sguardo un po' disperso, un po' confuso, un po'... Non soltanto gli rimangono comunque una cosa bella, ma le fa diventare proprie, perché io le racconto al mio amico e gliele spiego. E lo dico perché questa cosa, diciamo, un pochettino succede anche nell'esperienza, diciamo, di mia moglie. Nella nostra scuola abbiamo provato a proporre delle piccole iniziative, proprio partendo dall'evidenza che ci sembrava che vivessimo tutti semplicemente tirati da un treno di cose da fare continuamente, il lavoro, la casa, la pulizia, i compiti, eccetera, eccetera. E quindi non usciva niente da questa gabbia, da questa routine che era fatta di cose che veramente non è che ci rispondessero in maniera profonda, erano pratiche necessarie, ma non che fosse tutta sta felicità, no? E
E diciamo, noi siamo stati molto timidi in questa cosa qua, lo siamo ancora. Però io penso che da questa cosa che stai raccontando, no? È che noi non dobbiamo intimidirci, diciamo, di togliere importanza alle cose ai nostri figli, alle cose essenziali della nostra famiglia, ma di dedicare tempo a ciò che ci fa contenti, anche creando una comunità di famiglie in cui questa cosa si può ricordare. Perché io me lo scordo, ma il mio amico Enrico, con cui ho iniziato a vivere questa cosa, me lo ricorda lui. E quindi mi dice, ma non è che stai in questo periodo pensando troppo al lavoro, e invece c'ho cose più importanti da fare, no? E quindi diventa una cosa che risuona, no? E uno entra un po' in risonanza e dice, aspetta, qui mi sto sbagliando. Quindi è se uno costruisce questa cosa con la propria moglie, bene, con i propri figli, come, diciamo, riflesso per loro, ma con degli amici attorno che iniziano a diventare una solidità per sé, io penso che sia il modo di far crescere, no? Queste cose che adesso ci colpiscono. Io ti ringrazio perché veramente è la degna chiusura di quello che abbiamo detto. Se ho capito bene, tu dici, va bene, adesso il Franco se ne va, torna a Bergamo, e noi qui, o chi c'è, che è un po' l'appello che stavo lanciando, chi c'è, dici io ci sono, e subito ne trovo altri due o tre, e insieme ci provano, se no non se ne viene fuori. Si capisce? Cioè dovete prendere l'iniziativa, bisogna cominciare a fare quel lavoro lì che hanno fatto i monaci dopo. Io chiuderei quando sono stanco, morto, e devo andare a mangiare. Grazie a tutti. Grazie a Franco, grazie alle suore della scuola che ci hanno ospitato, e vi terremo aggiornati sui prossimi incontri. Grazie.